di revoca della misura cautelare formulata in data 1 febbraio 2024 nell'interesse di Manuel Alfonso, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di quegli articoli 73, commi 1 e 6 e 80 del DPR 309 del 90, rilevato che la suddetta istanza si fonda sull'asserita incompatibilità delle condizioni di salute del Manera con il regime carcerario, emergente da una relazione redatta in data 1 febbraio 24 dal medico di reparto della Unità Operativa di Salute Penitenziaria Nuovo Complesso Re Bibbia. Visto il parere contrario del PM, considerato che in ragione del tenore generico e non adeguatamente motivato e documentato della suddetta relazione, in data 5 febbraio 24 questo Tribunale ha conferito al perito dottor Giancarlo Carbone l'incarico di accertare la compatibilità delle condizioni di salute del Manera con il regime carcerario. Vista la relazione peritale redatta dal dottor Carbone in data 12 febbraio 24, nella quale si evidenzia che il Manera è affetto da sindrome coronarica cronica trattata con angioplastica percutanea e stent su tronco comune discendente in soggetto iperteso, sovrappeso, fumatore con pregresso consumo occasionale di cocaina, in costante monitoraggio clinico e in terapia farmacologica specifica, che la sua condizione presenta un regime di gravità medio e che lo stesso sia compatibile con il regime carcerario intramurario presso la struttura di reclusione di Roma Re Bibbia, in quanto all'interno della stessa i sanitari apprestano un costante e continuo controllo e monitoraggio delle sue condizioni al fine di valutare e prevenire eventuali complicanze e che il livello di assistenza viene garantito anche grazie alla collaborazione con la rete ospedaliera collegata. Ritenuto che le conclusioni cui giunge il perito siano logiche, precise e puntuali, a fronte dell'assoluta genericità della relazione inviata dal medico della struttura penitenziaria, che si limita ad elencare le patologie da cui è affetto il Manera parlando di condizioni scadute, senza descriverle o allegare documentazione sanitaria a sostegno di tale considerazione, laddove invece il perito riferisce che all'esame obiettivo il Manera presenta condizioni generali buone e che la complessiva condizione patologica presenta un indice di gravità medio. Rilevato altresì che il riferimento contenuto nella relazione del medico penitenziario alla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali non incide in alcun modo sulla compatibilità col regime carcerario, in quanto il perito ha evidenziato come il costante monitoraggio H24 delle condizioni cliniche del Manera da parte di personale qualificato, grazie anche alla collaborazione con la rete ospedaliera ad essa collegata, costituita da strutture di riconosciuto valore, consente di assicurare allo stesso un idoneo ed adeguato supporto diagnostico e farmacologico che non potrebbe essere attuato in regime detentivo domiciliare. Rilevato infine che la situazione di stress cagionata dallo stato detentivo è del tutto fisiologica e che nel caso specifico non emergono elementi concreti per ritenere che tale situazione possa aggravare o comunque incidere negativamente sulle condizioni di salute del Manera in misura tale da non poter essere adeguatamente trattata in ambito carcerario. Al riguardo si fa presente come il perito, a fronte della circostanza esclusivamente riferita dal Manera circa un sensibile peggioramento dello stato di ansia dovuto alla lontananza dei propri cari, ha evidenziato come per tale motivo lo stesso effettua colloqui con gli psicologi e gli psichiatri della struttura penitenziaria, traendone beneficio, per questi motivi rigetta l'istanza. Allora, questa la leghiamo al verbale. Il perito è ancora qua, ecco, può andare. La ringraziamo, arrivederci. Presidente, sì, se sì, posso, allora. Avvocato Capozzoli per la difesa Pevonace. Ho già anticipato, diciamo, la questione al pubblico ministero, ho avuto occasione anche di consultare, trattandosi una vicenda che era stata seguita personalmente dal dottor Musero, che oggi non è ovviamente in aula. Si tratta della acquisizione e richiesta di deposito alle signorie vostre, ai sensi dell'articolo 238 del Codice di Procedura Penale, del verbale di trascrizione dell'udienza del 1 ottobre 2020 nell'ambito del procedimento 44106 del 2019 e che riguarda l'audizione in sede dibattimentale del test Checchi. Si tratta sostanzialmente, di fatto, a mio avviso non aggiunge nulla a quanto già noto alle signorie vostre, ma è utile che il Tribunale, diciamo, ne conosca il contenuto, anche perché è ampiamente, diciamo, richiamata nell'ambito delle motivazioni della sentenza Gramigna, che è stata già oggetto di deposito alle signore vostre da parte del... E per avere un quadro completo, sì, cioè sì, visto che è stato sentito Lazzari, è stato sentito Checchi in quella sede, oggi lo sentiremo in questa sede, a mio avviso, è per avere, affinché voi abbiate lo stesso quadro a noi noto e possiate poi assumere la decisione più... Non credo che il PM si opponga a questa cosa, grazie. Quindi il Tribunale sull'accordo delle parti acquisisce...
la trascrizione del verbale di udienza del 1 ottobre 20 relativo al procedimento numero 13.868/19 RGDIB Tribunale Roma a carico di Casa Monica più altri. Quindi Checchi è qua. Poi dovevamo sentire anche i testimoni delle liste, ma sì, da Salvo, ci sono altri testi? Per Salvo, facendo riferimento all'ultima indicazione che mi sono l'avvocato d'amico per Salvo Nicola, io ho inviato la relazione tecnica del nostro consulente per quanto riguarda Salvo Nicola, è una consulenza balistica, all'ufficio del pubblico ministero per le determinazioni. L'ufficio del pubblico ministero, diciamo, non mi ha risposto, l'ho mandata. Quindi chiede di acquisirla sull'accordo delle parti, senza sì, sentire poi il consulente. Il test. Poi non so se credo che la procura si voglia. Allora, sì, Presidente, noi no, la possiamo anche acquisire, però rappresento sin d'ora che questa perizia è stata trasmessa alla PG per eventuali rilievi e quindi ove diciamo fosse necessario noi eventualmente chiederemo poi diciamo di risentire la PG su queste circostanze, perché in mancanza dell'esame del perito diciamo se ove diciamo fosse necessario eventualmente in relazione ad alcuni degli aspetti tecnici affrontati nella perizia eventualmente chiederemo di risentire, è un'eventualità perché può darsi che non ci sia necessario, però sì, quindi c'è questo consenso all'acquisizione, Salvo però abbiamo con riserva di allora l'avvocato d'amico chiede di acquisire la consulenza tecnica redatta da Aldovino Antonio nell'interesse di Salvo Nicola. Il pubblico ministero presta il consenso riservandosi, ove necessario, di richiedere l'esame di personale dell'APG sugli accertamenti balistici effettuati. Quindi il Tribunale acquisisce la consulenza tecnica di qui sopra. Ferma restando la riserva del pubblico ministero. Quindi, e qui possiamo dire che la lista è esaurita. E questo riguarda Salvo. Poi, per quanto riguarda invece Massidda, avvocato no, Gianzi, però per Massidda l'avvocato Gianzi aveva chiesto di sì, posticipare. Sì, di posticiparlo mi pare al 29. Le volevo far presente che domani sarebbe il recupero e Gianzi ha, mi pare, Pellegrino che sostiene Gianzi che lui non può venire e lo sposta al 29. Quindi domani non facciamo niente. Ecco, mi inserisco anche per questo, perché c'è il recupero anche dei testi di Rillo. Noi avevamo interesse a sentire Gaeta e Montella che stavano male e stanno ancora male. Quindi li ho ricontattati, mi hanno detto che sarebbero stati impediti per domani. E poi un certo Cordisco, che io ho citato un vicebrigadiere alla caserma di Aprilia, ma mi è ritornato l'avviso dicendo che alla caserma di Chiara hanno trasferito più di un anno. Quindi questi sarebbero stati i testi che avremmo voluto recuperare, ma il recupero non è possibile per domani. Ecco, quindi questo, quindi anche i testi di Rillo residui non ci saranno, ecco, perché da quello che ho capito domani erano il recupero di Dell'Unto e Rillo. Sì, è vero.
eventuali recuperi di oggi. Allora, vediamo un attimo. Intanto, mentre per De Velis, la lista De Velis, i testi Zuccaro, Muca, Stefano, Rizzaro, Francesco e Simone, De Velis, Roberta. Non c'è nessuno? Avvocato Michele Vol. Se non sono stati citati, gli chiediamo decaduta. La... Non lo sappiamo. L'avvocato Vol, allora, De Velis. No, adesso è l'avvocato Ilaria Cavallin che avrebbe dovuto citare. Avvocato, ho messo lei, ho messo l'avvocato Fagiolo. Non è che ci fa sapere dall'avvocato Cavallin se ha inteso così rinunciare? Ce l'hai il telefono. Quindi oggi c'è solo Checchi. Intanto venga, si accomodi al microfono. Presidente, può dare atto di quello che ho detto prima? Sì, perché sì, siccome sì. Io mi dovrei... L'avvocato Fagiolo rappresenta che... No, perché siccome io mi devo allontanare e resta va bene. Collega... Ah, l'avvocato Fagiolo rappresenta che per l'udienza di domani i residui testi della lista Rillo... Non potranno essere presenti perché impediti per motivi di salute, tra parentesi Gaeta, Montella e Cordisco. No, Cordisco ah, no, perché... Ah no, Gaeta e Montella sono quelli Cordisco proprio è quello trasferito. A citarlo perché se allora, quindi, non potranno essere presenti perché impediti per motivi di salute sarebbero Gaeta e Montella, mentre Cordisco... Per Cordisco non è andata a buon fine la citazione, in quanto trasferito. L'ha fatto alla trasferito. Compagnia di Abriglia e va bene. Trasferito. Mentre con riguardo alla lista di Dell'Unto, l'avvocato non sarebbe disponibile, ma non c'è l'avvocato. E non c'è l'avvocato. Perché l'avvocato alla passata udienza l'ha detto che aveva come udienza libera solo va bene. Il 29. Mentre, ok, per quanto riguarda il test residuo della lista di Dell'Unto, ossia Pellegrino, l'avvocato Gianzi è domani impedito per un concomitante impegno professionale. E questo è quanto. Adesso vediamo. Sì. Allora, ci dica le sue generalità. Checchi e Fabrizio è nato il 29. Parli vicino al microfono, cerchi di alzare un po' la voce perché stiamo anche in videocollegamento, sì. Ci devono sentire anche tramite sì. Il collegamento. Checchi e Fabrizio è nato il 20/11 del 75 ad Anzio. Residente? Residente a Vietri sul Mare, via Padovani 45. Ok, legga la formula di impegno. Che sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Ah, era stato chiesto come 195 dal difensore, quindi... Sì, Presidente. Avvocato Capozzoli, difesa per Vonace. Buongiorno, signor Presidente. Allora, noi la sentiamo... Io volevo chiedere se posso avvalermi della facoltà di non rispondere. Guardi, allora, se dovessero emergere indizi di reità a suo carico, noi le daremo gli avvisi di legge, sospenderemo l'esame. Okay. Per il momento sì. Andiamo... Sì, diciamo, lei almeno testimone. Per quanto mi riguarda, Presidente, ovviamente lo dico in anticipo... Visto la toga che indosso, io non porrò domande dalle quali possa eventualmente va bene, vediamo appunto come nel momento in cui dovessero emergere delle sue responsabilità, diciamo, l'esame verrà interrotto. Certo. Il corso della deposizione del le verranno dati gli avvisi di legge e del test Lazzaro si fece riferimento diciamo ad alcune circostanze bene. E poi se la dovrà esplorare la procura non lo so diciamo. Ecco, a me interessa in particolare invece e intanto iniziamo, Monte, vediamo esatto. Come si evolve esatto, vediamo come si evolve. Allora, innanzitutto lei conosce il signor Massimiliano Fazzari? Sì. Se può illustrare al tribunale come mai lo conosce, quanto, da quanto tempo lo conosce, se avete avuto di che genere rapporti di... L'ho conosciuto in 2 o 3 occasioni, non di più, non è un'amicizia. Lo conoscevo perché la moglie, la madre del figlio ha collaborato con come me. Come si chiama la madre del figlio? Noemi Ranieri. Sì. Ha collaborato con me per un ufficio che avevo io. Lei di cosa si occupa? Mi occupavo di brokeraggio bancario. Di brokeraggio bancario. Quindi sì. La signora Noemi Ranieri era una sua collaboratrice sì, e le ha presentato Fazzari. Sì.
Ecco, che genere di rapporto avete avuto con Fazzari? Nessuno. Nessuno. Cioè, ce ne conoscevo, era il marito suo, no? Basta. Cioè, non è, abbiamo avuto... Avete avuto occasione di dialogare su aspetti, diciamo, anche lavorativi o altro? Avete avuto occasioni di confronto? Cioè, lui parlava di cose che voleva fare, ma era giusto... Era un parlare suo, cioè non ha dato seguito a nulla. Cioè, non è stato voluto dare seguito da parte nostra, mia. Sempre nell'ambito del brokeraggio assicurativo, sì, certo, dico. Sì. Allora, invece le pongo un'altra domanda. Lei conosce il signor Davide Pervonace? Sì. E se può illustrare sempre al Tribunale chi è Davide Pervonace, da quanto tempo lo conosce, che genere di rapporto è natura Davide di rapporto? Davide Pervonace lo conosco, siamo vicini, cioè siamo nello stesso quartiere quasi, quindi lo conosco da sempre. E ha avuto un rapporto di amicizia. Quindi da quando eravate... bambini? Sì, diciamo, dalle scuole ci conoscevamo, poi, poi negli ultimi anni, nel 2006-2007, mi pare, si è strutturato un rapporto di amicizia. Ecco, lei sa di cosa si occupa il signor Davide Pervonace? Sì, si occupa di ristrutturazioni e autospurgo, questo qui. Lei conosce anche altri componenti della famiglia, sì, del, certo, signor Pervonace? Sì. Gabriele Pervonace, certo, lo conosce? Sì. Chi è Gabriele Pervonace? È il figlio. Ha avuto rapporti anche lei diretti con il signor? Sì, Gabriele, certamente. E sa se i signori Pervonace, per quanto le risulti, sì, siano dediti anche ad attività criminali? Per quanto mi riguarda, dalla mia conoscenza, dal rapporto che ho avuto io con attività criminali, no. Io non ho altre domande. Nel mio contesto. Pubblico Ministero. Sì. Senta, lei sa se lo devo abbassare, okay. Lei sa se Davide Pervonace conosce Fazzari? Oddio, se abbiano avuto, non, cioè che lo conosce, penso di sì, non lo so. Non è stato conoscenza, lei come amicizia, no, o conoscenza? Come conoscenza, non rapporti di frequentazione. Sa se Fazzari e Pervonace si sono mai conosciuti? E se sì, se sa quando e come? No, non so quando e dove, penso di sì, ma non lo so, non ero presente non io. Non è stato lei presente, non è stato lei a presentare Pervonace a Fazzari? No, assolutamente no. Lei conosce la Ranieri? Sì, certo. Lei abitava ad Anzio? Sì. Fino a quando? Fino al 2012. Lei ha mai parlato di Pervonace con Fazzari? No, non mi risulta. No? Parlato in che senso? C'è stato... Non mi ricordo, parlo di... Non lo ricordo oppure no? Che ho parlato... Sì, si è parlato di Davide, quando sapeva Fazzari, io ero amico di Davide, e basta questo. Lei conosce un certo Stefano Pisanelli? Stefano? Pisanelli? No. Senta, quindi quante volte lei ha detto che ha visto in vita sua Checchi? Tante. Checchi tante. Ah, tante. Perché prima ha detto sono due io, o tre Checchi. Volte. Checchi è lui, no? Scusi, mi perdoni, Fazzari. Si vede ogni Fazzari, mattina. Sì, Fazzari... Tre volte, quattro volte. Sì, non ho capito. Fazzari. Tre, quattro volte. Sì. Non di più. Non ho capito, quindi lei che tipo di rapporti ha avuto con questo Fazzari? Quando vi siete visti, di che avete parlato? Ma di nulla in particolare, cioè nel senso, che tipo di rapporto posso avere io con Fazzari? Cioè nel senso, non ho mai, cioè non è che c'era una frequentazione o potevo avere degli interessi con lui. Ha mai parlato dei suoi problemi che aveva con i Casa Monica, con Fazzari? Sì. Pur parlandone, non è che...
pur parlando. Sì. Invece con Perronace non ho capito bene il tipo di rapporto. Ha detto che lo conosce da tanto tempo, ma sì, vi frequentavate? Sì, dove amici, vi frequentavate? Certo. Ci frequentavamo al bar, ci incontravamo, una frequentazione da amici. Da amici? Quale certo. bar? Il bar, oddio come si chiama? Ecco, il bar, un bar pasticceria alle Falasche. In che città? Anzio. Anzio. Sei mai andato in questo bar? Sei mai incontrato in questo bar con Fazzari? Sì, la prima volta che l'ho conosciuto, perché la c'era prima... Noemi Ranieri e è venuto il marito. È venuto il marito di... Di Noemi Ranieri, il compagno, quello che è. Insomma. Eravate solo voi tre? Sì. È arrivato qualcun altro dopo? Oddio, questo non me lo ricordo. No, questo non me lo ricordo. Ricordo che ho parlato con lui, con Massimiliano, sì. Senta, ricordo. Questo bar, diciamo, com'è che lo ricorda così bene? Lo frequentavate spesso? Con chi? Lei lo frequentava spesso, sì, certo. Questo bar? Sì. E ci andava, ci incontrava spesso anche la Ranieri? No, la Ranieri lì un paio di volte, non di più. Solo presente, quasi finito. Va bene, Presidente, no, io non ho altre domande per il testo. Può andare, grazie. Grazie. Presidente, allora io vorrei diciamo, chiedere al Collegio se c'è già il calendario di marzo, ma soprattutto capire, perché ho chiesto ad Alessia poc'anzi se il perito avesse dato un riscontro, perché noi abbiamo notato, cioè sono numerosi i RIT che coinvolgono i soggetti che dovremmo sentire. E per evitare di citare 40 persone che poi diventa, penso che poi non sarà facile allora, gestirlo. Sinceramente è sospeso anche i termini. Se secondo me se andiamo ad aprile per i nostri testi e sollecitiamo il perito a depositare tutto, diventa più semplice. Il perito ha detto che per Pasqua depositano. Perché disse che per Pasqua, prima di Pasqua, quindi noi arriveremo, quindi, alle, diciamo, io posso far partire già subito le citazioni per aprile, i giovedì di aprile, e non rischiamo di vedere le 20 persone qui che dobbiamo rimandare a casa, solo questo. Va bene. Presidente. Tanto allora, non cambierebbe nulla due settimane sì. prima, due settimane dopo. Allora, prima di darvi anche il calendario di marzo, i testi appunto che avevamo detto prima se di Se lei Verenix... autorizza, Presidente, io citerei i miei testi per i giovedì di aprile, diciamo. Che è certo che l'udienza sì. si terrà almeno il giovedì, giusto? Al prescindere... Tranne i festivi, diciamo, festivi. Ecco. Quindi già... Il 25 aprile. Ecco, no, diciamo quindi, quelli precedenti, li scagliono, sì, diciamo, una sì, quindicina per l'udienza, diciamo. Giovedì. Tanto allora, rimarrebbero solo i nostri, giusto? Solo i nostri rimangono. Rinuncia, allora verbalizziamo la rinuncia. Però era 97 quarto comma l'avvocato Fagiolo, quindi, che è sempre 97 quarto comma, la quale dichiara di aver contattato l'avvocato Ilaria Cavallin, che rinuncia ai propri testi. E quindi nulla opponendo tra le altre parti, il Tribunale revoca l'ammissione dei testi della lista di De Velis Fabrizio. Quindi domani a questo punto l'udienza Tritone non
non si può tenere. Allora, a meno che qualcuno non riuscisse per domani a citare, tipo Madaffari Bruno? C'è l'avvocato. No, non è possibile. Abbiamo già fatto partire le citazioni per il 23. Per il 23? Sì. Allora, quindi ci ritiriamo un attimo in Camera di Consiglio, che predisponiamo anche il calendario di marzo. Ma Daffari Giacomo non ha lista testi, me lo confermate? Non lo so, perché non c'è nessuno dei due difensori, non c'è né Tedesco né Placanica.